tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Dopo il gran caldo di questi giorni, da oggi è in arrivo una forte perturbazione. A Sant'Orso parrocchie e famiglie per realizzare un nuovo parco giochi, a Bellocchi invece nascerà una nuova area attrezzata per eventi all'aperto. In molte strade cittadine mancano le strisce pedonali, dopo le proteste finalmente partono i lavori. E Giovanni Cusatis, il nuovo allenatore del Fano che giocherà il prossimo campionato di calcio tra i professionisti in Lega Pro. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, buonasera a tutti cari telespettatori di Fano TV. C'è la cronaca in primo piano come sempre nel nostro telegiornale Occhio alla Notizia. È un operaio, vi raccontiamo di un operaio che è caduto da un'impalcatura alta 3 metri dopo l'incidente che è avvenuto la scorsa settimana, un altro incidente dunque sul lavoro, dicevamo di una impalcatura alta 3 metri dalla quale è caduto un 37enne in via Venturini, in pieno centro storico a Pesaro. L'operaio è rimasto gravemente ferito, trasportato al 118 dell'ospedale San Salvatore. Sul posto gli ispettori dell'ASUR, i vigili del fuoco, i carabinieri per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Sono in corso accertamenti per stabilire se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate. Cambiamo subito argomento, parliamo di una nuova area attrezzata che sorgerà a Bellocchi di Fano, un quartiere sempre più in espansione, soprattutto nell'area industriale. Qualche settimana fa vi abbiamo fatto vedere in anteprima assoluta il rendering di come verrà ampliato il nuovo centro commerciale, l'Ocean, la galleria commerciale Metauro. Ebbene, continua l'area di sviluppo, continua a svilupparsi, ad aumentare, e questa mattina abbiamo ascoltato i progettisti che abbiamo ascoltato coloro che realizzeranno una nuova area attrezzata all'aperto. Sentiamo tutti i dettagli in questo servizio di Simona Zonghetti. 400 metri quadrati di superficie piastrellata e 900 di verde pubblico si apprestano ad ospitare eventi e mercatini nella zona adiacente ai parcheggi situati fra il Brico Center e il centro commerciale Ocean a Bellocchi di Fano. Una zona lasciata all'abbandono da ormai 4 anni, quando l'amministrazione comunale, dopo averla data in concessione per 3 anni al Brico Center dal 2008 al 2011, l'anno successivo decise di rimuovere per motivi di sicurezza la tensostruttura distrutta dalle intemperie. Ma quest'anno, entro la fine dell'estate, inizieranno i lavori per ridare un nuovo volto all'intera area. Martedì, infatti, Alfonso Damiani e Umberto Sperandini hanno vinto la gara aggiudicandosi la gestione, che avverrà in stretta collaborazione con il Comune di Fano. L'area sarà dotata di una nuova illuminazione e la struttura in muratura verrà tinteggiata di rosso e bianco, i colori del vessillo della città della fortuna. A breve dunque sarà pronta ad accogliere manifestazioni di ogni genere e mercatini di prodotti tipici locali e non solo. Ci interessa il produttore di vino, il produttore di olio, il produttore di formaggi, ci interessa il piccolo artigiano, artigiana che fa, che ne so, all'uncinetta a casa il prodotto e che poi lo vuol vendere. Ecco, questa cosa qua sul giornaliero. E poi un secondo binario per eventi, chiamiamoli così, straordinari, quindi... Diciamo, noi abbiamo delle idee così, cose che poi idee vengono strada facendo, che possono essere da una la festa abusatissima della birra, che non faremo mai, però soltanto per capirci, come però per esempio abbiamo un'idea, ormai quest'anno non ce la facciamo più perché il tempo è passato, però una fiera del tartufo nero, perché il tartufo nero non la fa nessuno. Si fa in estate perché lo scorzone o il presato di Norcia si matura in estate e quindi con i produttori o i cercatori anche locali, perché ci sono anche dei cercatori locali, organizzare una fiera del tartufo. Fra le idee c'è anche quella di organizzare una fiera del verde, ma prima di confermare le varie iniziative si svolgerà nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le associazioni di categoria.
Mentre sull'area piastrellata potremmo posizionare tavoli, seggiole, casette di legno per l'esposizione, eccetera, il verde pubblico già da bando vieta l'installazione di qualsiasi tipo di forma di oggetto, tranne il poter far giocare bambini e trascorrere tranquillamente qualche oretta, mentre le mamme magari se ne vanno a fare la spesa al supermercato. E questa è proprio una vostra idea, quella di realizzare un piccolo parchetto per i giochi, per i bambini, anche un intrattenimento? Sì, anche, come diceva il dottor Damiani, valorizzare l'area in maniera tale che, ecco, questo piccolo degrado che oggi vediamo possa essere cancellato e torni in voga questo spazio che ha una potenzialità secondo noi enorme. Siete a disposizione anche delle varie associazioni che volessero collaborare con voi? Certo, diceva anche giustamente il dottor Damiani, apertura a tutti quanti vorranno collaborare, esporre, organizzare qualche manifestazione, anche ad enti no profit che devolveranno il loro contributo ad associazioni bisognose, ok? Noi siamo disponibili, siamo aperti. Tutto questo per valorizzare la nostra città, dove viviamo, e per non essere sempre secondi a Pesaro. Vabbè. Adesso invece ci spostiamo in un quartiere non molto lontano da Bellocchi, il quartiere di Sant'Orso. Parrocchia e famiglie si sono unite per realizzare un parco giochi. Dopo l'inaugurazione del campo polivalente della parrocchia Santa Maria Goretti, l'area parrocchiale di Via Montesi a Sant'Orso di Fano si arricchisce di un nuovo parco giochi. Scivoli, altalene, due strutture a molla ora fanno parte dello spazio verde del giardino pubblico grazie al contributo della stessa parrocchia e delle famiglie del quartiere. Siamo contenti di poter offrire alla nostra comunità, in collaborazione anche con i genitori di Sant'Orso, con tutta la parrocchia, questa nuova area destinata ad un'aggregazione di un certo tipo di qualità per i più piccoli, per le famiglie, perché si possa passare un po' di tempo insieme e soprattutto in sicurezza. Infatti in giornata verranno installate delle telecamere di videosorveglianza. Sì, ho desiderato il videocontrollo per garantire anche un minimo di sicurezza, qualora ci dovessero essere degli infortuni che non dovranno mai esserci, ma soprattutto per prevenire atti di vandalismo, cioè la comunità desidera che certe situazioni vengano messe in sicurezza e in sorveglianza, perché c'è anche una spesa economica non da sottovalutare. Nei progetti della parrocchia rientra anche la ristrutturazione dei locali in cui era ospitato il teatro, non più fruibili nel tempo con le nuove norme sulla sicurezza. La struttura da tempo in degrado sarà trasformata in un luogo di ritrovo, di incontro e di socialità per tutti. È aperto il cantiere, non sappiamo adesso entro quando i lavori potranno essere terminati, però si sta andando avanti, i progetti che avevamo già illustrato in un precedente servizio stanno andando avanti, e a breve anche l'installazione del gazebo per dare alle famiglie che vogliono aggregarsi anche un'area coperta qui nella nostra zona parrocchiale, quindi stiamo procedendo, siamo di parola. Come dicevamo, anche le famiglie hanno contribuito alla realizzazione di quest'area giochi, dunque è un bel esempio di comunità. Ah, decisamente, Sant'Orso ormai è conosciuta per questa, siamo un bel gruppo di famiglie, di cittadini di Sant'Orso. Grazie a tanti eventi, manifestazioni, cene e compagnia bella si sono raccolti poi una parte dei fondi per la realizzazione di questo bellissimo impianto aggregativo, naturalmente. Si dà anche un modo appunto a questi giovani di potersi divertire insieme e tutta in sicurezza. Decisamente, ma i giovani da 0 a 90 anni, come dico io, perché poi quando è la fine qui ci possono venire persone, i genitori, i nonni, e proprio in sicurezza, i bambini si divertono e i più grandi magari seduti possono fare quattro chiacchiere, leggere un giornale, ma stare tutti insieme, che è la cosa più bella, insomma. E adesso parliamo invece del tempo. Tempo che cambia, così come ci ha dato un assaggio nella giornata di oggi, perché oggi il tempo ha diviso questa giornata di mercoledì in due. La mattinata calda, calda afosa, e il pomeriggio invece con qualche temporale. Nulla in confronto a quello che ci aspetta nelle prossime ore. Ma andiamo con ordine, perché? Perché vi dobbiamo parlare di temperatura che ha raggiunto i 35 gradi e poi il forte temporale di oggi pomeriggio che ha causato qualche problema con rami che sono finiti in mezzo alla strada e addirittura ha interrotto in alcuni punti l'energia elettrica, tuoni e fulmini. Ma gli incendi, dicevamo, gli incendi sono scoppiati a Bellocchi di Fano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi nella zona per spegnere un focolaio che si è sviluppato poco dopo mezzogiorno in un dirupo che costeggia la superstrada Fano-Grosseto a lato della corsia in direzione mare. Poi
Questo è un rogo che ha interessato circa 900 metri quadrati di sterpaglia. A Pesaro, invece, i pompieri sono intervenuti in un'abitazione del primo piano in Viale Kennedy, mentre a Cesano di Senigallia, a cui si riferiscono a queste fotografie, i vigili del fuoco hanno spento un incendio divampato in un edificio in disuso adibito a magazzino che si trova in via Prima Strada. La zona è stata delimitata per la presenza di due bombole di gas presenti nelle vicinanze. Dopo la canicola di questi giorni, domani, come dicevo, massima allerta per una perturbazione in arrivo nelle regioni centrali che porterà temporali anche di forte intensità. E per tutti i dettagli, come facciamo in questi casi, ci colleghiamo con l'esperto, il curatore del sito internet, sempre aggiornatissimo, geometeo.it, Francesco Cangiotti. Buonasera Cangiotti. Sì, buonasera Marco. Allora, dunque, che aggiornamenti ci dai? Intanto vedo la cartina, quella che hai pubblicato sul sito internet, è una cartina abbastanza preoccupante da quello che vedo, insomma. Che cosa ci aspetta? Beh, diciamo sì che abbiamo avuto già, come anticipato oggi, un assaggio di questo cambio del tempo che sarà più incisivo a partire dalla giornata di domani e soprattutto nella giornata di venerdì. Questo perché l'alta pressione che finora ha garantito condizioni di tempo stabile, un clima anche a tratti molto caldo, tenderà a ritirarsi verso ovest, lasciando spazio poi nella giornata di domani, ancora più in quella di venerdì, alla discesa di una saccatura dal nord Europa. Proprio in contrasto con l'aria calda presente e queste correnti invece decisamente più fresche in arrivo determineranno nella giornata di domani, ma soprattutto tra la serata di domani e la giornata di venerdì, la formazione di diffusi fenomeni temporaleschi, di precipitazioni che nella giornata di venerdì appunto risulteranno anche copiose e di forte intensità. Quindi raccomandiamo di prestare attenzione anche al rischio idrogeologico presente sul nostro territorio e anche al vento. Bagnerà proprio l'ingresso di questa area fredda che risulterà particolarmente intenso con raffiche anche attorno ai 70-80 km orari previsti nella nottata tra domani e venerdì. Tutto sarà accompagnato anche da un sensibile calo delle temperature che potranno scendere rispetto ai valori attuali anche di 8-10 gradi, quindi farà abbastanza fresco. Ecco, sarà possibile, questo è un pericolo da scongiurare, ma sarà possibile anche la grandine, perché quando ci sono questi sbalzi termici è facile che ci sia, o no? Sì, ecco, la possibilità di grandine potrebbe esserci diciamo con una probabilità abbastanza elevata nella prima parte del peggioramento, quindi all'ingresso dell'aria fredda quando i contrasti saranno più accesi. Poi dopo nel corso della giornata di venerdì le precipitazioni saranno a carattere di rovescio, ma meno diciamo sotto forma temporalesca, ma con piogge un pochino più continue, ma sempre di intensità moderato forte. Ecco, dunque, l'ultima cosa, Cangiotti, una curiosità, ma il temporale di oggi non era previsto da nessuna parte, da dove sbuca fuori questo temporale di oggi? Beh, Marco, diciamo che col temporale di oggi noi comunque nelle nostre previsioni avevamo indicato una probabilità di fenomeni sparsi nel pomeriggio. Questi sono dovuti proprio ai primi refoli, ai primi spifferi di aria fresca in quota che hanno comunque, contrastando con l'aria umida presente e calda presente nei bassi strati, hanno un po' acceso questa instabilità sparsa e dando appunto luogo a questi fenomeni temporaleschi che abbiamo avuto nelle scorse ore. Comunque ecco, sarà un peggioramento abbastanza veloce, non vorrei spaventare comunque i tanti turisti, i tanti albergatori e operatori turistici della zona. Infatti l'estate si prenderà solo qualche giorno di pausa, poi da domenica e soprattutto agli inizi della prossima settimana avremo di nuovo un lungo periodo di bel tempo con temperature di stampo estivo senza eccessive punte di caldo. Bene, allora grazie, seguiremo con attenzione l'evolversi nelle prossime ore di questa fase veloce, come ha detto Cangiotti, appunto del maltempo. Allora, dopo i lavori di asfaltatura nelle strade comunali di Fano è partito l'intervento di rifacimento della segnaletica orizzontale, dopo tante polemiche.
Dopo i lavori di asfaltatura sono iniziati quelli di rifacimento della segnaletica orizzontale. Sì, stiamo provvedendo come ufficio lavori pubblici, i nostri tecnici stanno provvedendo a dare corso al rifacimento all'interno del stesso appalto, al rifacimento della segnaletica orizzontale. L'abbiamo già fatto a San Lazzaro, sono appena iniziati i lavori qui in zona mare, partendo dal Lido poi andando verso Sassonia. E ovviamente sì, insomma, certamente rimetteremo a posto tutta la segnaletica orizzontale dopo i lavori di asfaltatura che hanno interessato diverse quasi 40 km di vie, quindi sicuramente un lavoro abbastanza lungo. E poi la prossima settimana inizieremo anche le attività di asfaltatura in altre zone della città, e a Bellocchi e a Rosciano, che sono asfaltature molto attese da tanti anni a dire il vero, e inizieremo presentando il piano dell'asfaltatura a Rosciano presso Rosciano Insieme venerdì alle ore 21, venerdì 15 luglio alle ore 21, e lì presenteremo e ascolteremo anche i suggerimenti dei residenti. Per Bellocchi c'è in più il fatto che la sperimentazione sul senso unico è andata abbastanza bene, quindi su Bellocchi dopo l'asfaltatura verrà fatta una segnaletica orizzontale dedicata in maniera tale si possa avere un senso unico definitivo con lo spazio per pista ciclabile, passaggio pedonale in direzione Flaminia verso zona industriale. Alle mie spalle vedete la fotografia del ministro Maria Elena Boschi, che sarà a Fano sabato prossimo per un appuntamento dal titolo Un sì per l'Italia, è un'iniziativa alla quale parteciperà il ministro per le riforme istituzionali. L'appuntamento è per sabato 16 alle ore 11:30, con un format leggero, dicono gli organizzatori. Ci sarà un aperitivo aperto a tutti al Pino Bar, poi ci sarà questo incontro al quale parteciperanno anche il segretario comunale del PD di Fano Ignazio Pucci, il segretario provinciale Giovanni Gostoli e l'onorevole Alessia Morani. Cambiamo pagina. Sarà Gatto Panceri l'ospite principale di Saltarua 2016, l'evento musicale che si terrà venerdì nel centro storico di Saltara. I migliori successi del cantautore e chitarrista Gatto Panceri saranno al centro della 16ª edizione di Saltarua, l'evento artistico-musicale che si svolgerà venerdì 15 luglio nel centro storico di Saltara. Da Le tue mani a Mia, l'artista italiano farà cantare e divertire i visitatori della manifestazione organizzata dalla Proloco Cittadina. Oltre alla musica, come da tradizione, sarà possibile cenare negli stand gastronomici degustando i menù tipici. Venerdì sera, venerdì 15 luglio, si terrà la 16ª edizione di Saltarua, Borgo in Musica, e quindi le vie e le piazze di Saltara saranno invase dalla musica dei vari artisti che si esibiranno. A partire dalle ore 19 sarà visitabile la Galleria degli Artisti e apriranno gli stand della Proloco di Saltara. Poi dalle ore 21 avranno inizio i concerti, quindi siete tutti invitati e l'ingresso è gratuito. Chi saranno gli ospiti quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo gli Emerald Leaves Duo, il Quartetto Fantasma e i Crazy Jambè nel centro storico, e a concludere la serata il noto cantautore Gatto Panceri. Come al solito sono tanti i patrocini e le persone che collaborano per realizzare la manifestazione. Sì, oltre all'aiuto dell'amministrazione comunale, l'Associazione delle Arti di Calcinelli, la Regione Marche, il Consiglio regionale delle Marche, l'UMPLI, provinciale, regionale, nazionale e tutti i volontari della Proloco di Saltara. Vi aspettiamo a partire dalle 19 nel centro storico di Saltara per divertirci insieme. Dai concerti alle mostre. Si chiama AMO, è l'acronimo di Arte Marche Oltre, della nuova rassegna biennale di arte contemporanea organizzata nei comuni di Pergola, Cagli, Fano, Senigallia e Pesaro. La manifestazione prevede 4 mostre, 5 presentazioni di libri, 2 performance, un campeggio di 9 giorni per altrettanti giovani curatori e 22 incontri con giornalisti, fotografi e artisti del panorama nazionale e internazionale.
Su Fano avremo degli interventi importanti da Francesca Guerrisoli, che ha scritto questo meraviglioso libro dove racconta dell'arte al fianco della problematica del femminicidio, da Andrea Nacerriti, che è uno dei più grandi giovani artisti italiani, pluripremiato, che ha vinto un premio importante dove farà una grande installazione sulla diga del Vajont, per passare a Roberto Pacidalò, musicista internazionale e artista visivo, Monna Lisa Tina, una grande performer, e tutti questi appuntamenti si svilupperanno in gran parte al Bastione San Gallo, ma c'è anche una parte esterna, perché abbiamo la collaborazione con la Galleria Gasparelli, quindi i nostri 9 giovani curatori che saranno costretti a seguire tutte le 9 giornate, saranno ospitati in galleria e la galleria stessa andrà a raccontare perché e come si lavora su Fano. Ma non solo, perché una stretta collaborazione è nata anche con Fano Jazz Network. Infatti, nella città della fortuna, la kermesse prenderà il via giovedì 15 luglio con l'inaugurazione di Sound by Sound, una mostra personale di Alessio Di Girolamo e Giovanni Gaggia a Palazzo Bracci Pagani. In realtà nei seminterrati di Palazzo Bracci Pagani è un luogo dove a Fano nacquero le prime jam session legate al jazz. Tra me e Alessio è nata una jam session, ci siamo incontrati nella verticalità della vita, abbiamo deciso di iniziare a lavorare insieme e abbiamo proposto questo progetto che è stato abbracciato proprio dal Fano Jazz, che continuerà probabilmente negli anni a venire con altre forme d'arte. Il programma può essere consultato nel sito spongeartecontemporanea.net, la sezione AMO, dove è possibile trovare, oltre tutto il programma, tutte le biografie di tutti gli ospiti che interverranno nelle 9 giornate. L'Alma Juventus Fano ha scelto il suo nuovo allenatore. Si tratta di Giovanni Cusatis. Nei prossimi giorni il tecnico che ha guidato, tra le altre squadre, l'Alessandria e la Propatria verrà presentato alla stampa insieme allo staff tecnico. Nel contempo la società Granata ha ringraziato profondamente Marco Alessandrini, che ha saputo guidare con maestria il gruppo negli ultimi 2 anni calcistici, ad Alessandrini, che per tutto l'ambiente calcistico fanese è stato sempre un punto di riferimento, va un grande in bocca al lupo per il suo futuro. Era l'ultima notizia. Grazie per aver scelto l'informazione sul canale 17 di Fano TV. A voi tutti l'augurio di una buona serata.